Buongiorno ragazze, eccoci qua. Oggi vi presento una ricetta che piacerà a tutti, a chi sta a dieta e chi non. Sono buonissimi, semplicissimi, bastano solo due ingredienti per un risultato strepitoso. Tutto quello che vi occorre è filoncino di mozzarella e pasta Filo tagliata a rettangoli di circa 10 centimetri di larghezza e più o meno 20 centimetri di lunghezza. Ogni foglio siamo sui 7 grammi di pasta Filo. Basta tagliare a fettine rettangolari il filoncino di mozzarella e incartarlo, diciamo così, tra virgolette, nella pasta Filo. Ecco qua, tutto qua. Poi posizionarlo sulla teglia rivestita di carta forno, metterlo in forno per pochissimi minuti. Sotto al ripiano alto del forno, nel grill, ecco qua, vi preparate tutti i vostri bastoncini di mozzarella e ci vediamo a cottura ultimata per vedere il risultato. Eccoci qua, i nostri stick di mozzarella sono appena sfornati, buonissimi, un profumo mai visto e come direbbe lo chef Ruffi, non potete vedere che profumo che hanno, sono veramente deliziosi. Ora vi faccio vedere come preparare una semplice salsina dove intingerli per avere proprio il risultato al top, come se fossero delle mini pizzette. Vi farò vedere l'impiattamento e la salsina come fare. Eccoci qua. Allora, abbiamo impiattato. Guardate che meraviglia. Adesso qui c'è del semplice passato di pomodoro. Mettiamo un cucchiaino d'olio d'oliva extravergine. Un pizzico di sale e un po' d'origano. Giriamo e intingiamo i nostri favolosi stick di mozzarella. Così. Che bontà! Favolosi! Guardate! Non mi resta che augurarvi buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta.